Eccoci, benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Sottocasa. Oggi ci troviamo a Magnano in Riviera, un paesino di 2.300 abitanti all'incirca. Ma voglio subito farvi dare il benvenuto dal sindaco Roberta Moro. Buongiorno Roberta. Buongiorno Sara, buongiorno a Telefriuli, grazie per questa opportunità. Roberta, perché venire a Magnano in Riviera? Beh, già guardando il contesto esterno ritengo che abbiamo un patrimonio ambientale degno di nota, quindi è sufficiente veramente guardare questo verde che ci circonda e soprattutto l'opportunità di vivere in famiglia all'interno di questa comunità che veramente offre molto per famiglie ma non solo. Com'è la comunità dopo questo periodo di lockdown? Oggi com'è la comunità? C'è un grande bisogno di ricominciare perché questa emergenza sanitaria fortunatamente non ci ha toccato, abbiamo avuto veramente un solo caso di contagio, quindi siamo stati veramente fortunati, ma c'è un bisogno anche di riprendere dal punto di vista dell'attività amministrativa perché siamo fortemente penalizzati in questo periodo dalla mancanza di personale perché siamo sotto organico e volevo soprattutto ringraziare, cogliere questa occasione per ringraziare i dipendenti che stanno veramente dedicando un grosso sforzo per garantire il funzionamento dell'ente, garantire servizi ai cittadini, gli amministratori che concretamente sono in prima linea e soprattutto, qua vorrei veramente sottolinearlo, gli ex dipendenti, perché abbiamo i cosiddetti pensionati, quelli la memoria storica di questo comune, che stanno facendo volontariato civico, sfalciano l'erba, danno un supporto amministrativo e questo è una manifestazione di grande senso di responsabilità, di un dovere verso un ente in cui veramente hanno prestato servizio per tanti anni e continuano ad esserci, quindi grazie. I pensionati una fetta importante oltre ai giovani, ma c'è coesione fra loro? Diciamo che con questo gruppo consigliare si cercherà soprattutto di rafforzare questa coesione perché abbiamo un gruppo di nuovi consiglieri giovani, c'è bisogno comunque di rafforzare questo legame e in questo senso ci muoveremo come amministrazione. Chiamare i pensionati diciamo è ridicolo perché sono persone giovani, sono diciamo gli ex dipendenti, il cuore pulsante di questo comune che insieme ai dipendenti attuali veramente ci stanno dando una grossa mano. Sono ragazzi cresciuti ma lavorativamente esatto. Sono sempre giovani. Esatto. Bene Roberta, so che c'è qualcuno adesso che mi aspetta. Quindi io ti ringrazio e ti saluto e forse ci vediamo dopo. Assolutamente sì, grazie. Grazie. La comunità, uno dei fattori davvero molto importanti per un paesino. E proprio per questo adesso raggiungo Nicola Silveri, membro della Proloco di Bueris. Buongiorno, buongiorno Nicola. Buongiorno a te. So che tu fai parte da diversi anni della Proloco, ma che cosa significa proprio far parte, partecipare ad una comunità, ad una Proloco? Allora, come dicevi te, molti anni che io sono nella Proloco di Bueris, sono 10-12 anni, e mi ha sempre attirato questa aggregazione che si crea in una Proloco. E il rinnovare delle vecchie tradizioni, mantenerle nel tempo. Ecco, Bueris con i vari membri della Proloco e con tutte le persone che ci danno una mano, vogliamo mantenere queste tradizioni portate avanti da diversi anni, dai parenti di mia moglie, di varie persone che appunto mantengono queste tradizioni del nostro territorio. Ci si tramanda un po' diciamo le tradizioni. Esatto, le tradizioni, le ricette, le varie cose che si fanno in una Proloco, quindi... Anche il buon senso, esatto. No? Verso gli altri. Sì. Ma sì. Quanto è importante, visto che tu ne fai parte da più di 10 anni, quanto è importante tramandare queste tradizioni ai più giovani? I giovani di oggi cercano un po' secondo me, di perdere il senso di aggregazione che si aveva nei miei anni, quindi io ho 40 anni, quindi anni fa questo senso di aggregazione era più forte. Adesso i giovani col computer, con l'avvento della tecnologia, hanno lasciato un po' andare queste cose. Noi come Proloco, ma come tutte le Proloco penso del Friuli, vogliamo mantenere appunto queste tradizioni per ricreare questa aggregazione fra i giovani, fra le varie fasce di età anche, fra persone di una certa età che appunto raccontano e mantengono le tradizioni parlando, non solo facendolo leggere o vedendo delle immagini, parlando con i giovani e raccontando le situazioni che succedevano diversi anni fa. Nicola, io vedo che tu hai una maglietta. Sì. Che cos'è quel simbolo della rana? Questo qua è il crot, perché noi siamo la sagra dei crots,
che è praticamente la sagra delle rane. Noi, la conosco, una bellissima sagra ci sono stata. Ormai quest'anno avrebbe voluto essere la 48esima edizione, purtroppo non abbiamo potuto farla e questo ci dispiace, ma ci stiamo già pensando a quella del prossimo anno. E siete già attivi? Sì, siamo già attivi, bisogna mantenere e cercare di portare avanti queste cose, quindi ci prendiamo con molto anticipo per il prossimo anno. Ecco, parliamo un attimo, visto che parliamo di questa festa delle rane, di questa sagra, ma quante persone lavorano lì attorno? Quanto lavoro c'è dietro, nella regia proprio? Il lavoro è tanto. Allora, come Proloco siamo 15 persone, poi c'è tutto il paese che dà una mano, da venire a darci una mano ad allestire il parco festeggiamenti, a mantenere pulito, a cucinare. Ci sono tutte le donne del paese che vengono a cucinare il frico, le rane, appunto la nostra specialità, la polenta, perché facciamo la polenta fatta sul momento. Non svegliamo troppe cose, che così telespettatori, manteniamo. Chi ci sta guardando saranno invogliati a venire, okay, ecco, il prossimo anno. Nicola, io ti ringrazio, continuo il mio giro e ti auguro buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. E da quella di Bueris passiamo alla Proloco di Magnano in Riviera con il presidente da quasi 6 anni, Alberto Forabosco. Buongiorno. Buongiorno. Alberto, so che voi per fine ottobre avete un appuntamento. Se le cose dovessero andare bene, raccontiamo questo appuntamento. Di cosa si tratta? Si tratta della festa, diciamo, principale del capoluogo, che è Sapori di Castagne. Sapori di Castagne che viene fatto ormai da, credo, vorrei sbagliare, ma di 17 anni, 17-18 anni. Ma insomma non sono 2 giorni. Non sono 2 giorni, no, non sono gli anni di Bueris, perché Bueris è una sagra, penso la più vecchia nel senso buono di Magnano. Longeva, brava. Sì. E quindi siamo arrivati ad avere anche dei numeri molto importanti, assieme alla Maratona Magnano, che organizza una marcia. Che viene svolta sempre ad ottobre. Sì, in uno dei 2 weekend di ottobre, che sono sempre gli ultimi 2, che ha portato più di 4.000 persone alla marcia, quindi diventano numeri importanti anche per la nostra sagra. Diciamo che è concentrato su questa festa qua tutto il nostro lavoro, quasi tutto l'anno, insomma. Senta, se appunto le cose dovessero andare bene, questa manifestazione avrà, diciamo, la vittoria. Sì. Quante persone dovranno lavorare per, appunto, mettere in piedi questo evento? Circa? No, lo sappiamo, perché è da anni ormai che cerchiamo di combattere contro questo, che può essere un problema, insomma, non avere il personale. Qui girano 160 persone. Beh, insomma, siete in tanti. È un numero abbastanza importante. Ma lei da presidente, voglio che mi risponda a questa domanda. Qual è il segreto di cercare di mettere tutti d'accordo, o immagino che sia una cosa molto difficile, ma coordinare il lavoro di queste più o meno 160 persone? Beh, mettere tutti d'accordo è una cosa un po' complicatina. C'è sempre qualcuno che non può vedere l'altro, che so io. Però l'importante è delegare è una cosa importantissima, altrimenti non si riuscirebbe a fare niente. Bene, dunque Alberto, noi speriamo che questa manifestazione venga fatta, io la saluto e continuo il mio giro qui a Magnano e Riviera. Grazie. 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 E queste ragazze chi sono? Noi siamo i Ballarins de Riviera, siamo in rappresentanza dei Ballarins de Riviera. Siamo un gruppo folcloristico che è nato nel 1965 da un'idea di Don Domenico Zanier e portiamo avanti in giro per il mondo il folklore friulano. Natasha, ma perché voi avete deciso di aderire a questo gruppo? Questo voglio che i telespettatori sentano. Innanzitutto per la tradizione che c'è legata al nostro territorio e che comunque ci accomuna tutti quanti, e poi l'amicizia che si crea all'interno del gruppo ti fa restare e continuare l'attività per anni.
Cosa diresti a chi ci sta guardando a casa, ai ragazzi o alle ragazze che hanno più o meno la vostra età? Perché far parte di un gruppo così, che insomma richiama e fa rivivere un po' le tradizioni? Ci si diverte. Ci si diverte, si sta in compagnia, si conoscono culture diverse dalla nostra, si vivono emozioni uniche che normalmente non si possono vivere, non si conoscono, si conoscono persone che sono lontane da noi. Va bene. Natascia, io ti ringrazio e continuo il mio giro qui a Magnano in Riviera. Grazie, ciao ragazze. Ciao. Ciao. E Magnano in Riviera si apre anche ad eventi sportivi e quindi qui vicino a me ho Nicola e Mattia. Ciao ragazzi. Buongiorno. Ma di che evento parliamo? Allora, principalmente parliamo di un evento organizzato dai ragazzi di Tarcento, tra amici. Quindi stiamo andando a organizzare un evento di macchine sportive come un raduno statico principalmente. Abbiamo chiesto aiuto al sindaco di Tarcento e al sindaco di Magnano per fare tutte le carte, essere in regola e fare le cose un attimino come Dio comanda, diciamo, con tutte le sicurezze, tutto già preimpostato. Lavoriamo sotto sponsor, quindi anche quello ci dà una grossa mano e niente, principalmente è un raduno per un'unica passione e tanti ragazzi che ci accomuna questa passione. Com'è nata questa idea? È nata principalmente da una passione di noi ragazzi per le macchine, diciamo, sportive o comunque un minimo modificate, e andando, girando un po' di raduni in giro per il Friuli, ci siamo appassionati ancora di più a voler organizzare questo tipo di evento. Insomma, comunque un settore che è molto richiesto soprattutto fra i giovani della vostra età. Esatto, anche. Esatto, sì. È un settore particolare perché comunque chi prende questo hobby, tra virgolette, è dispendioso abbastanza. Benissimo ragazzi, io vi ringrazio, continuo il mio giro, ma adesso noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A fra poco. E ben ritrovati, ci troviamo nella seconda parte di Sottocasa e adesso momento dedicato allo sport con la presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, Maela Casazza. Buongiorno. Buongiorno. E la mia associazione si chiama SD Liberamente e si occupa da ormai 8 anni dello sviluppo e dell'insegnamento della ginnastica artistica. E nasce dalla volontà mia e della mia amica e socia Sara di voler appunto aprire un'associazione in cui si potesse imparare ginnastica artistica a tutti i livelli. E sono dal 2012 che otteniamo degli ottimi risultati in questo settore e nel 2019 a settembre abbiamo attivato i nostri corsi anche nel comune di Magnano in Riviera e abbiamo ottenuto un'ottima e splendida risposta da parte delle nostre famiglie e i nostri ragazzi, le nostre ragazze frequentano i corsi in modo molto entusiasti. No, grazie. Ecco, tanta gioia, ecco, anche tu ce la stavi trasmettendo. Sì, diciamo che questo è proprio anche quello che vuole trasmettere il nome della nostra associazione, si chiama Liberamente non a caso, proprio perché voleva essere proprio lo sfogo di una passione che è quella legata allo sport e alla ginnastica artistica nello specifico e che si è realizzata proprio con la nostra volontà di far partecipare più bambini possibili a questo sport. Maela, tu da presidente, che messaggio puoi lanciare per dire quanto è importante lo sport? Allora, lo sport è importante perché oltre ad essere un punto di aggregazione, un punto di sviluppo educativo per i bambini, è importante perché riesce proprio a trasmettere dei valori importanti e sono i valori dello stare insieme, della lealtà e della collaborazione. Questo è quello che noi in tutti i nostri corsi, dai più piccoli ai più grandi, cerchiamo di insegnare. Quindi tutte le età? Sì, noi partiamo dai 3 anni e arriviamo fine 17 e tutti i corsi sono veramente ricchi di partecipanti sia maschili che femminili, perché è importante dire questo, che la ginnastica artistica è uno sport che riguarda anche il settore maschile ed effettivamente è uno sport che può veramente riguardare un po' tutte le fasce d'età e tutte le caratteristiche insomma più diverse. Maela, io ti ringrazio e continuo il mio giro. Ciao. Grazie a te. E
E dunque spostiamoci, cambiamo argomento e parliamo di salute. Sono qui con il delegato Luigi Ridolfi dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. Buongiorno Luigi. Buongiorno, sono della sezione di Magnano e Riviera, sezione nata nel 1986. E il numero è sempre andato crescendo e attualmente ci sono 330 iscritti, di cui 280 attivi, nel senso che qualcuno o per malattie o per problemi attualmente non dona. Questa associazione appunto usufruisce durante l'anno anche di 4 autoemoteche nei diversi giorni nei quali vengono raccolte circa una trentina di ulteriori donazioni ed è anche un ulteriore invito magari per le persone che passano lì al momento e vedono per iscriversi all'Associazione dei Donatori di Sangue, che è una cosa molto utile. Senta, ma perché è importante donare? Beh, mandiamo questo messaggio intanto, a casa. Intanto, per prima cosa, perché si è andando a fare una donazione viene fatto un controllo generale del sangue, per cui si viene controllata anche la salute del donatore. E poi, come dico, è un beneficio sociale, perché siamo anonimi e di conseguenza lo facciamo a scopo appunto solo di come si dice, di... Non soltanto solidale. No, di solidarietà. Esatto. Benissimo, Luigi, io la ringrazio e continuo il mio giro. Grazie a lei. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Ermacora, consigliere del Comune di Magnano in Riviera. La mia attenzione per il territorio è rivolta soprattutto al settore sportivo. A Magnano in Riviera, nonostante sia un paesino con poco più di 2.000 abitanti, ne si vive molto bene. Non solo grazie al clima, ma anche grazie ai servizi che il paese offre allo sport e al tempo libero. È presente una piscina con all'interno una palestra attrezzata, sala fitness e un centro benessere all'avanguardia. Abbiamo una pista ciclabile che ricollega il mare ai monti, difatti ci collochiamo a 70 km da Lignano e a 70 km al confine con l'Austria. Ci sono poi delle piste forestali e dei sentieri boschivi per gli amanti della mountain bike e della corsa in montagna. Sentieri che potete riscoprire verso la fine di ottobre con la Marcia delle Castagne che viene organizzata dall'Associazione Proloco e dall'Associazione Maratona Magnano. Infine abbiamo un centro sportivo d'eccellenza che io considero tra i più belli di questa regione, che è composto da un campo in erba di cui ho fatto rifare il terreno e la risemina completamente 3 mesi fa, dove gioca la prima squadra che viene gestita dalla S di Riviera. Poi abbiamo un campo sintetico dove giocano tutte le settori giovanili che vengono gestiti dall'altra associazione S di Magnano. È presente anche un campo da tennis, un ulteriore campo sintetico per calcio a 5 che viene aperto al pubblico, con adiacente anche un parco giochi per i bambini. Per restare poi nel tema del miglioramento ambientale e del risparmio energetico, mi sono anche preso l'incarico di far installare un impianto fotovoltaico e di ristrutturare completamente l'impianto di riscaldamento degli spogliatoi vecchi. I lavori possibilmente inizieranno già a fine settembre. E sono arrivata qui nella sede della Protezione Civile Magnano in Riviera con il coordinatore e un volontario, ma voglio subito chiedere a Fabiano Pellarini che cosa significa far parte ed essere coordinatore della Protezione Civile. Significa gestire un gruppo di volontari. Noi qua a Magnano siamo circa una trentina e facciamo varie attività sia dal punto di vista di prevenzione legata sia all'antincendio boschivo, quindi pulizia piste forestali, che anche canali per evitare problemi come sono stati con gli ultimi allagamenti, gli ultimi temporali legati al maltempo. Dopo questo periodo, diciamo, di chiusura, di lockdown, avete
avete riscontrato dei problemi? Com'è la vostra attività? Si è intensificata adesso? Beh, sicuramente abbiamo avuto il periodo del coronavirus, legato al coronavirus, che ci ha complicato parecchio le cose, e abbiamo fatto attività di consegna mascherine, poi ci siamo appoggiati ad altre associazioni qua di Magnano, tipo Chiara di Nenant, che ci ha aiutato per la consegna delle spese alle persone che non potevano andare da sole a farla. In quanti membri siete? Quanti volontari? Noi siamo un 30 volontari della Protezione Civile. Riuscite sempre ad essere tutti coordinati, visto che tu sì. Sei il coordinatore? Sì, bon, diciamo che chiaramente è volontariato, quindi ognuno dà quello che può. Cerca di andare al più d'accordo possibile. Questo è importante. Fare il meglio possibile. Questo è importante. E quindi appunto sì, legato alle attività, alle famiglie che ci supportano e ci sopportano. Ma nello specifico che attività svolgete? Appunto, come dicevo, se capita l'emergenza, come può essere caduta di un albero piuttosto che con i temporali e gli allagamenti, e quindi interveniamo con pompe, con le motoseghe, con l'attrezzatura che serve in quel momento. In base, ecco, se dovesse esserci qualcuno che ha dei problemi, può contattare o l'800 500 300, che è il numero verde della Protezione Civile, oppure il 112, che è il numero unico per le emergenze, e quindi poi loro ci contattano e interveniamo. Benissimo, io vi ringrazio e adesso raggiungo di nuovo il sindaco. Grazie. A voi, buona giornata. E dulcis in fundo abbiamo raggiunto l'ufficio del sindaco. Ma insomma, Roberta, qui a Magnano in Riviera ci sono tante associazioni, dunque un concerto di settori. Come fate? Cerchiamo di valorizzarle tutte. Oggi purtroppo per motivi tecnici, visti i tempi insomma vostri, abbiamo potuto intervistare pochissime associazioni, abbiamo quasi 25 oltre, quindi veramente un tessuto associativo molto ricco. E quindi per noi è importante valorizzarle perché sono una risorsa collettiva per il nostro territorio, sono coloro che fanno da collante con la comunità. Quindi benvengano, le porte sono sempre aperte, cerchiamo sempre di realizzare delle iniziative che siano anche in comune, svolte insieme, proprio perché c'è bisogno di fare sinergia per dare un valore al territorio. Ad esempio prima abbiamo intervistato Mattia e Nicola. Sì. Anche ai giovani voi date spazio? Assolutamente, i giovani sono il nostro futuro, quindi bisogna investire su loro per creare ovviamente quel valore futuro per la nostra comunità. Cioè, i due ragazzi non sono del nostro comune, ma noi ovviamente siamo aperti a qualunque iniziativa che dia in qualche modo spazio al nostro territorio, ci dia visibilità, perché ovviamente Magnano è un piccolo comune, abbiamo tantissimo da valorizzare, da mostrare a quelli che sono appunto gli eventuali visitatori, quindi accogliamo qualunque iniziativa dall'esterno, così come continueremo a promuovere iniziative nostre in ambito culturale, in ambito ambientale, in ambito sportivo, come abbiamo sempre fatto e ci teniamo a continuare a fare. Dunque una ripresa solida. Assolutamente sì, c'è bisogno di ripartire, come dicevo poc'anzi. Ma prima io sono anche passata in quel parco dei bambini. È un parco bellissimo, ne avete un altro, giusto? Sì, infatti non hai visto diciamo quello che è il fiore all'occhiello del nostro territorio. Abbiamo un campo sportivo, un parco giochi attrezzato come quello che hai visto un momento fa, con dei giochi che abbiamo inserito proprio pochi mesi fa aggiuntivi, proprio perché ci teniamo alle famiglie, ci teniamo a dare dei servizi a quella che è la comunità. E abbiamo dei campi sportivi che sono veramente un valore aggiunto. Non a caso poco tempo fa, qualche giorno fa, un dirigente che proviene appunto da un'altra regione ha detto che impianti sportivi così si vedono in comuni da 50.000 abitanti, non in comune di 2.100 abitanti. Quindi investiamo su quelli che sono i giovani, su quello che è lo sport e su tutto quello che effettivamente permette di crescere e di lavorare comunque anche nel tempo libero in maniera appunto sempre più coerente, sempre più migliore. Sindaco, perché venire a Magnano in Riviera? Beh, diciamo che penso che con il tessuto associativo che insomma hai avuto modo di intervistare, con gli spazi che sono effettivamente pochi che hai visto, c'è un grosso valore aggiunto, ci sono grosse risorse da valorizzare. Grazie. Grazie. E dunque per questa puntata di Sotto Casa è tutto e noi ci rivediamo alla prossima puntata.